Eccoci e bentornati sul mio canale. Dopo averci giocato ieri su Detroit con l'MK14, ragazzi, oggi ci ritorniamo, ma in modalità veterano, con... bello! Un colpo morto con l'Atlas, il fucile da cecchino più forte del gioco. Dopo aver visto il Lynx e dopo aver visto il Morse, quindi il Lynx su uccisione confermata normale e il Morse, non meglio, il Lynx su uccisione confermata veterano e il Morse su uccisione confermata normale. Aia! Bisogna stare molto attenti perché sono andato più che altro a immischiarmi in una partita dove... dai, porco cane, dove è difficilissimo utilizzare il fucile da cecchino. Io ci vado proprio in giro per la mappa, però non mi interessa niente, mi voglio divertire tanto. L'importante è che la vedete, l'arma e il funzionamento, poi il posto e quant'altro, quello è... dai, che sta a fare qua dentro? 1-3. Allora, andiamo un po'. Questo è l'Atlas 20 mm, è un'arma semiautomatica e dalle caratteristiche c'è scritto che è impossibile da utilizzare senza mirare. Infatti, se noi andiamo in giro con l'Atlas, come sto facendo adesso, io sto cercando di premere il pulsante per sparare subito, non spara. Guarda questo, che cacchio sta a fa? Non spara, e quindi questa è la cosa simpatica. Questo, che cacchio è stato a fa? Ma non giocate? Boh, ha fatto 2 kill così, 3-3, e nessuno gioca. Infatti, se premo per sparare, non... non colpisce, bisogna per forza mirare. Poi è un'arma. Oh! Che ho fatto, ragazzi? Non c'è a me che sono abbia le piazzine. Noi toccano a prendere sul veterano perché la gente camperà come porci. E poi è un è un'arma da spalla. Infatti, come vedete, dovrebbe essere pesantissima perché ha un design... questo dove stavo. Ha un design molto particolare, sembra un'arma gigantesca, un'arma di distruzione di massa, è qualcosa di ab enorme. Infatti si sente pure che è mezza pesante, che è bella rugnosa, quindi un bel fucile da cecchino. Però nonostante questo ha dei danni elevatissimi, è l'arma con il danno più alto, considerando che abbiamo visto il Lynx e il Morse che avevano 14 e 15 e il Na 45 che vedremo domani a 15 se non sbaglio. L'Atlas 20 mm ha addirittura 19 di danno. Considerate che il massimo... considerate che il massimo danno che può avere... aspetta, UAV nemico online. Io vedo una mazza, non riesco a... ad averci una cosa veloce. Considerate che il massimo che un'arma può avere di danno è 20 e l'Atlas ha addirittura 19. Manca infatti solamente un... questo tanto è passata, una tacchettina affinché possa essere in campo proprio il top, cioè l'arma con... che c'ha tutto, 20 su 20. Poi per il discorso precisione è molto buona perché ha un 12, quindi tranquillo. Una cadenza di 3, una portata di 15, quindi veramente molto buona. Il Lynx, se non sbaglio, è quello che ha la portata più alta, che ha 19. Poi una praticità di 5 e una mobilità ovviamente di 6, perché vi ho detto sembra veramente pesante. Vedi che non posso sparare, ragazzi, ho dovuto dare una coltellata del cavolo. No, 5-7 però, vabbè, 5-7 non male. Dovrei allenarmi sul discorso sparare e... indugiare, ma... attenzione, hanno sbloccato le mitragliatrici, quelle là alte. Attenzione! Uccisione questo... confermata. Bello che non ha sparato. Ma che ha fatto quello? Perché non ha sparato? Quanto siamo? Tocca vedere pure dopo, perché mi sono messo a vedere le uccisioni e non ho visto... che bello! UAV nemico in volo! C'è la miseria, poi ci si mette... pure il sonno, ecco, stanno a sventrame, stanno, mannaggia la miseria. Poi, allora, già lo sapete che io non sono un amante dei fucili da cecchino, io solamente fucili d'assalto, mitragliette, ecco, e coltellate soprattutto. 6-10. E che stava di?
Esattamente, fucili d'assalto, mitragliette e fucili a pompa. I fucili da cecchino io praticamente non li utilizzo mai, però dato che abbiamo detto che vogliamo vedere tutte le armi, almeno ci siamo fatti pure una panoramica. Bello, un colpo morto. Quello non ho capito che cosa stava. Mi fai passare? Già c'è sto coso che pesa un macigno. Metteteci pure te, rimaniamo incastrati dentro la porta a vita. Allora, andiamo ancora nelle scuole, cerchiamo di fare qualche cosa di sensato con quest'arma. No, no, era mia, era mia. Era fatta, porcaccia, la miseriaccia lurida. Era fatta, sarebbe stato fantastico, sarebbe stato. Chi è qua? Chi è che ha sparato? Attenzione, Avvii attenzione, nemico online. attenzione. Dai, ma perché muoio così in continuazione senza capire dove sono? Però anche perché l'unico modo che posso fare è giocare Uccisione una negata. normale, una vedera. Oh, che ho mi fatto via un colpo. Meno male che ragazzi ho premuto per sparare e non mi ha sparato. Perché non spara? Perché è un'arma che. Oh, preso, sì, e andiamo. Non riuscivo a capire. Uccisione confermata. Sentivo il rumoretto, ma non riuscivo a Approvvigionamento in capire se arrivo. avevo UAV fatto. nemico Allora, attenzione online. che ci sta. Bello! 5 medaglie, colpo preciso, un colpo e un morto. Andiamo! Che bella doppia Uccisione kill! confermata. Guastafeste con UAV coltellata e pronto. addirittura UAV, Sistemi compromessi. no! Interfacce fuori uso. Sistema Online. violato, cacchio. Mannaggia, non posso fare niente. Io anche questa, sinceramente, non la capisco come serie di punti. Quanto possa da. Impiccio. Mi sono fermato perché stavo a fare un altro sbadiglio, ragazzi. È mezzanotte in quarto e. È bella. L'hanno E colpito. vabbè. Mezzanotte in quarto e sto a giocare. Pure con un'arma che, sinceramente, non ci faccio i salti di gioia. Quindi. La cosa mi peggiora ancora di più. Attenzione, facciamo il giro. Facciamo il giro. Facciamo il giro. Il fatto è che non sappiamo manco a quanto stiamo. Però penso che stiamo. Morendo, 52-65 Obiettivo morti. fallito. Anzi, stiamo Selfie, proprio ritirata. perdendo. Quindi, niente, ragazzi. Questo era l'Atlas 20 mm, che è un'arma semiautomatica da spalla che è impossibile da utilizzare senza mirare e dà i danni più alti nella sua categoria. Al prossimo video con Call of Duty Advanced Warfare, un 10-14. Va, manco male. Al prossimo video.